Salve amici e bentornati sul canale. Io sono Maria Chiara e come sempre vi mando un bacione davvero grandissimo. Allora, avete visto lo scorso video Book Tag dedicato a San Valentino? È uscito il 14 febbraio e oggi vi farò un nuovo Book Tag. Questa è la settimana, dai, dedicata ai Book Tag. Qui pronto il mio quadernino con le domande, ma che book tag è? Di cosa andiamo a parlare? È molto chiacchiericcio. Si intitola Cosa faccio quando finisco un libro? Quindi è un book tag chiacchiericcio che ci aiuta a conoscerci e se volete potete anche voi rispondere alle domande. Questo book tag l'ho visto sul canale di Letizia, la biblioteca nel bosco, che da un po' di tempo che la sto seguendo su YouTube, è un canale YouTube, la sto seguendo con piacere e questo book tag mi è sembrato sfizioso da fare. Prima di iniziare a fare il nostro book tag, vi comunico che ancora la voce è alla grande, ancora non sono completamente in forma, però ce la mettiamo tutta e andiamo avanti con i video. E prima di iniziare vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ad attivare la campanella, a lasciare i like, a lasciare i commenti. Iniziamo subito quindi con questo sfizioso book tag. Cosa faccio quando finisco un libro? Prima domanda, tieni una lista dei libri che leggi? Allora, in teoria sì, in pratica a volte mi dimentico di aggiornare questa lista. Vi girerò un video dove vi mostrerò tutti i miei quadernini, quindi sarà più di un video, perché tra agende, quadernini, block notes, casa mia, oltre che una libreria, è anche una cartoleria. Io adoro tutto ciò che è cartaceo, diciamo così. Infatti, casa mia, la casa di carta, proprio perché veramente tra libri, eccetera, e quadernini, insomma, adoro. Quindi io ho più di un quadernino dove appunto, perché non amo molto scrivere, tanti amano appuntarsi le cose sul telefono, no? Su un telefonino o anche al computer. Io sono vecchio stampo, mi piace proprio scrivere tantissimo a mano e quindi ho un quadernino, anche più di uno, dove che faccio? Faccio le mie liste di libri che ho in lettura durante il mese, quindi che faccio? Segno per il mese di gennaio, ecco che è appena passato, faccio l'esempio, gennaio, libri in lettura, metto i titoli e poi nel tempo spunto, libro terminato, libro abbandonato, libro che non ho proprio iniziato, avrei voluto ma non ho avuto modo di iniziarlo. E quindi io in questo quadernino metto di mese in mese i libri che effettivamente leggo o voglia di leggere quel mese. Passiamo alla seconda domanda. Aggiorni gli stati della lettura? Ecco, ho già in parte risposto alla prima domanda. Io utilizzavo 2 o 3 anni fa, per 2 o 3 anni l'ho utilizzato fino all'anno scorso e neanche tanto, Goodreads. Quindi per 2 o 3 anni ho utilizzato quell'applicazione, diciamo Goodreads, da computer, non da telefonino lo facevo, aggiornavo gli stati delle letture. Quindi tu su Goodreads metti man mano che leggi, aggiorni il libro che stai leggendo e hai la possibilità di dire a che pagina sei, quindi aggiorni lo stato della lettura. Ora, per me, aggiornare lo stato della lettura è prendere un segnalibro e semplicemente mettere il segnalibro nel libro. Quello per me è aggiornare lo stato di lettura in questo momento. Non ho modo, diciamo, quest'anno non credo che utilizzerò Goodreads perché non ho tempo, non ho voglia. Però è una cosa che mi piacerebbe tantissimo, perché comunque riesco a tenere anche visivamente traccia dei libri che leggo. Quindi mi devo, sono un po' pigra e quindi dovrei sforzarmi di tornare su Goodreads, aggiornare i libri di mese in mese che leggo, aggiornare gli stati di lettura, eccetera. Però onestamente parte la pigrizia e allora che faccio? Semplicemente sul mio quadernino
appunto di mese in mese il libro che sto leggendo e poi non è che aggiorno lo stato di lettura, cioè mentalmente so che quel libro è a metà, quel libro è appena iniziato, quello è quasi terminato, con i vari o post-it o segnalibri aggiorno lo stato di lettura, quindi molto praticamente, molto velocemente, perché comunque prendi il computer, mettiti su Goodreads, aggiorna, scrivi, fai, comunque 20 minuti passano e magari in quei 20 minuti riesco a fare molto altro. E per cui no, purtroppo non lo aggiorno più in maniera online, ecco, diciamo così, ma lo aggiorno sui miei quadernini. Terza domanda, dai voti in stelline? Ecco, appunto no. Vedo che molte colleghe, tanti, utilizzano appunto Goodreads anche per dire in questo voto do 3 stelle, do 2 stelle. È una cosa comunque che non mi appartiene perché lo facevo prima, magari davo le stelle perché te lo consente Goodreads di dare le stelline ad ogni libro che leggi. È una cosa carina, però secondo me lascia un po' il tempo che trova, nel senso sì, 2 stelle, 3 stelle, poi magari quel libro per te ne ha 5 di stelle. Preferisco onestamente vedere video recensioni, leggere recensioni. È una cosa un po' sfiziosa quella della stellina, frivola, carina, per carità, perché magari tu riesci già a capire un libro in base a quante stelline vengono assegnate, se può essere o meno nelle tue corde, se ti può attrarre. Magari più avanti vi aggiornerò se riprenderò a dare i voti in stelline su Goodreads. Al momento non sono molto orientata in questo. Quindi i miei voti, più che voti in stelline, voti veri e propri, sono più che voti miei, sono delle recensioni, chiamiamole così, che faccio qui con tanto piacere su YouTube, dicendovi semplicemente se quel libro secondo me è un libro che ne vale la pena, leggetelo, oppure a me non è piaciuto, l'ho abbandonato, oppure l'ho letto tutto e non mi è piaciuto. Diciamo che ecco, verbalmente poi vi do tutte le varie motivazioni del perché e per come. Però le stelline, no. Quarta domanda, recensisci i libri che leggi? Avendo il canale YouTube, in un certo senso sì. In un certo senso, più che fare una recensione, magari la parola recensione un po' mette timore, però sì, in un certo modo io vi porto qui la mia esperienza di lettura, ecco, più che una propria vera recensione che mi sa più di accademico, ecco, diciamo, porto la mia esperienza di lettura, quindi mi piace assolutamente condividere con voi il piacere della lettura che ho fatto, oppure la delusione della lettura che ho fatto, quindi mi piace molto portare qui sul canale i miei contenuti parlandovi di mese in mese dei libri che ho avuto il piacere di leggere oppure che ho letto e non mi sono piaciuti. Quindi sì, è stato anche quello, no? Diciamo un po' lo scopo di aprire il canale, il condividere con altri appassionati lettori come me, il piacere della lettura, le emozioni, le sensazioni, gli stati d'animo che i libri mi danno, condividerlo con voi, scambiare con voi, idee, opinioni. Ecco, poi grazie ai vostri commenti, tantissimi libri ho scoperto, che magari posso dire avevo anche timore di leggere, poi grazie ai vostri commenti mi sono un po' sciolta e ho affrontato letture che non immaginavo, quindi diciamo che c'è stato anche uno scambio proprio tra noi. Comunque sì, rispondendo alla domanda 4, assolutamente a modo mio porto sul canale le mie personali riflessioni, emozioni, sensazioni, quindi recensioni di libri. Lo facciamo, lo faccio. Quinta domanda, dove metti i libri finiti? Allora, qui scatenatevi sotto nei commenti perché sono curiosa. Io non ho uno spazio dedicato ai libri finiti. C'era un momento dove in questa parte, questa più stretta, non questa più larga, questa più stretta, poi c'è un'altra di là, identica, più stretta, della libreria, in questa colonnina, diciamo, che
insomma, anche qui tutti in doppia fila i libri, mettevo i libri letti, quindi che facevo? Avevo i primi due scaffali, anche tre, dedicati ai libri letti. Poi facendo questo lavoro, la YouTuber, facendo questo lavoro, diciamo che la libreria è molto dinamica, non è statica, quindi anche per me tenerla in ordine è una cosa quotidiana. E a volte no, la trovate che libri qui, libri lì, non perfetta, però è una libreria vissuta e non mi interessa che sia una libreria museo perché non ci sto dietro, non ce la faccio. 1500 cose, quindi preferisco avere qualche libro sparso, non in maniera top, via. Perché è una libreria tanto vissuta, quindi essendo una libreria tanto vissuta proprio perché continuamente tiro fuori libri, vedo cosa posso leggere il mese dopo, cosa posso proporre per i gruppi di lettura, video. Io vi mostro continuamente libri e poi li rimetto in ordine, però non sempre seguono un loro ordine in maniera standard, ecco, diciamo, non la divido la libreria in modo cromatico, non la divido per generi. Li metto insieme questi libri un po' per altezza, un po' per, dai, diciamo un po' per genere, ci provo. Però purtroppo, o per fortuna direi, io direi più per fortuna, continuando a tirar fuori quotidianamente, continuamente i libri, loro, come hanno una rotazione che mi aiuta anche a tirare fuori le seconde file e ritrovare libri magari non letti, anche dimenticati. Quindi è un po' un gioco che io faccio. Sì, proprio come i bambini, no? Giocano con i giocattoli preferiti e poi dopo mettono tutto insieme ritrovando giocattoli vecchi. Ecco, per me è come un gioco. Ho ritrovato questo libro, quindi è un continuo movimento. La mia libreria è una libreria in continuo movimento. Per cui cosa faccio con i libri letti? Generalmente cercando di dividerli un po' per, io li divido un po' per casa editrice, un po' per genere, no? E allora quelli letti li rimetto con quella casa editrice, oppure se ho letto dei thriller li metto nello scaffalino che non è in questa libreria, è nella libreria di là, del genere thriller, quindi non amo dividere i libri letti da quelli non letti e poi la mia libreria è il caos, quindi un continuo movimento. Sesta domanda: come scegli il prossimo libro da leggere? Appunto, dato che questo movimento di libri avviene quotidianamente, cioè una cosa che io faccio quasi tutte le sere che mi rilassa molto, prima di andare a dormire, dopo aver letto, ho visto un film, dopo aver messo le bambine a letto, vedo un po' un film, leggo qualcosa. Una cosa che mi piace molto fare è mettermi nelle due librerie a sbirciare e anche se ho già dei libri in lettura, come dicevo, rimetto un po', un pochino, ci riesco, un pochino in ordine i libri per genere, per casa editrice e facendo questo movimento mi rileggo la quarta di copertina, leggo le prime pagine, apro a caso e leggo qualcosa, un po' come faccio nelle librerie vere e proprie. E quindi gioco, ecco, gioco un po' e lì escono fuori delle idee. Ah, però questo libro, questo mese fa caso mio, potrei proporlo al gruppo di lettura e lo metto da parte. Quindi è una cosa che io faccio o la mattina o la sera, quella di un pochino riordinare, ma soprattutto di andare a scovare qualcosa di magari dimenticato e mi diverto a trovare quei libri che magari mi possono stimolare e quindi ho voglia di leggerli. Per cui magari io anche vi farò un video, due carrellini dei libri, che sono i libri che maggiormente per 2 o 3 mesi girano di più in casa, quindi è vero che mi avvalgo di queste due grandi perché sono tra le doppie file, libri sono molti tra questa e l'altra libreria, ok, però io utilizzo molto questi due carrellini dei libri, anzi voglio fare un change, un cambio e lo farò magari tra domani e dopodomani.
Tolgo tutti i libri dai due carrellini, li spolvero, li rimetto in ordine e libri da questa e dall'altra libreria li metto nei carrellini. Perché sono quei libri che in questi mesi, un po' una sorta di TBR, via, mi faccio, sono quelli che da qui a 2 o 3 mesi desidero leggere. Quindi per me è una grande passione, una grande compagnia, cioè io potrei stare anche 8 ore da sola nelle mie librerie a mettere a posto, a rileggere, a rivedere, cioè è una cosa che mi piace molto, quindi io non mi annoio assolutamente a fare queste cose, mi ascolto gli audiolibri e metto a posto, poi ci sono dei periodi che non posso magari ordinare come vorrei, quindi lascio così la libreria magari statica e gioco, tra virgolette, come ho già detto, quei libri del carrellino. Quindi la domanda, come scegli il prossimo libro da leggere? Assolutamente attraverso le mie librerie. E questa è una risposta. L'altra, ampliamo la risposta dicendo che mi aiuto anche molto con gruppi di lettura che seguo, oltre a quelli che sostengo io. E io ho il gruppo di lettura qui a Camuscia e il gruppo di lettura a Castiglion del Lago nella libreria Libri Parlanti e Saluto le Libraie, quindi quando vado lì trovo delle novità, parliamo con le libraie, quindi magari mi viene in mente qualche nuova lettura da affrontare. Altro canale, la biblioteca, mi fa venire voglia di leggere assolutamente qualcosa di nuovo. E poi assolutamente nei vari book haul, li vedete poi su Amazon, Librazzo, magari leggo qualche trama, qualcosa, e assolutamente le colleghe che hanno il canale, sento parlare di un libro che mi interessa, eccolo lì. Come scelgo il prossimo libro da leggere? Attraverso tutti questi canali, quindi libri che ho a casa, libreria, biblioteca e colleghe che hanno il canale che suggeriscono libri. Quindi purtroppo o per fortuna, e ribadisco come prima, per fortuna non c'è proprio problema nel decidere quale libro leggere. Diciamo che i canali sono tanti e io non ho un qualcosa di standard tutti i mesi, magari questo mese sono stata motivata da voglia d'avventura, thriller, e cerco di leggere quel genere lì, il mese dopo magari un libro d'amore perché lo vogliono leggere le signore del book club, quindi diciamo che ogni volta cambio modalità. Se mi conoscete avete capito che sono abitudinaria per alcune cose, ma per altre mi annoio facilmente e mi piace molto molto variare. Settima domanda, abbiamo concluso questo veloce ma simpatico book tag. Hai qualche rituale nel momento in cui finisci un libro? Anche qui veri e propri rituali non ce ne sono. Posso dire che se è un libro leggero, non troppo impegnativo, lo metto da una parte e festa finita, ok, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, eccetera, lo chiudo e vado a scrivere giusto 2 appunti su un altro quadernino, dove mi appunto quando ho tempo, quando riesco, perché scrivere anche recensioni, appunto, cioè, porta via diverso tempo, calcolando che io per fare tutto ciò ho solo la mattina e la mattina poi devo fare altre cose, qualcosa, come voglio dire, qualche step, qualche passaggio lo devo saltare. E quindi quando poi ho tempo riprendo il famoso quadernino, cerco di ricordare i vari libri terminati e mi faccio i miei appunti. Facciamo finta magari, ecco, sui libri che li trovo leggeri, non troppo impegnativi, neanche faccio qualche appunto, però faccio l'esempio, finisco di leggere un libro impegnativo, per esempio sto leggendo ora Il nome della rosa, sicuramente quando terminerò quel libro lì scriverò una recensione, mi farò un appunto, sottolineerò durante la lettura. Quindi il rito, terminato il libro, a parte metterlo magari in un luogo dove ricordo di averlo letto, eccetera, come dicevo, io poi non è che dedico proprio un posto, però comunque a vista, perché poi farò
la video recensione per voi, quindi magari cerco di tenermi dove non li perdo, dove sono tutti insieme per parlarne qui sul canale. Ecco, diciamo che un rito è quello sicuramente di appuntare il titolo e qualcosa, magari che mi ha colpito particolarmente di quel libro, per poi parlarne qui sul canale. Quindi da quando ho il canale YouTube, il rito sicuramente, oltre quello di chiudere il libro, se è veramente un libro che mi ha lasciato qualcosa, per un giorno almeno cerco di fare chiarezza e di non leggere subito qualcos'altro. Ecco, quello sì. Magari se è un libro lungo, impegnativo, per esempio quando ho finito Il Maestro e Margherita, mi ricordo, sono stata 4-5 giorni, non ho letto nulla, perché avevo ancora in circolo la tanta roba di quel libro del Maestro e Margherita. Poi chiaramente se leggo un thriller, finito il thriller la mattina di leggerlo, il pomeriggio già leggo qualcos'altro. Però il mio rito posso dire che è appuntare sicuramente che il libro è stato terminato. Qualcosa sicuramente lo appunto, lo segno quando ho tempo, se no resta a mente, quando ho tempo, se il libro vale. Se è un libro, insomma, di spessore, di valore che mi ha lasciato davvero qualcosa, me lo segno. Ma il rito dei riti sicuramente è quello di metterlo da una parte per fare il video, dei libri letti e libri e letti e letture in corso. Io ve lo faccio tutti i mesi, i libri che ho letto e i libri che sto leggendo, e quindi sicuramente il rito che più vivo da un po' di tempo a questa parte sicuramente è quello di fare una chiacchierata con voi del libro che io ho appena terminato. Penso, insomma, di avervi fatto chiacchiere, di aver chiacchierato abbastanza, di avervi fatto sapere un po' che cosa accade quando finisco un libro, ma non solo quello, tante altre cosine che riguardano questo argomento ve le ho dette e adesso sono super curiosa di sapere voi cosa fate quando finite un libro, se utilizzate Goodreads o qualche altra soluzione, insomma, per tenere traccia delle vostre letture. Io vi ho spiegato cosa faccio io sono un po' retro, io tutto cartaceo. Se vi piace, vi piacerebbe vedere un video sulle mie agende, barra quadernini, eccetera, fatemelo sapere sotto nei commenti, magari potrei fare un video dove unisco agende e tazze, perché me l'avete chiesto anche le mie tazze, quindi farò un video anche così. E niente, questo video chiacchiericcio finisce qui. Mi ha fatto piacere girare questo book tag che, ripeto, ho visto sul canale di Letizia, la Biblioteca nel Bosco. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al più presto per un nuovo video.